Ciao a tutti, io sono Cree e bentornati su Project Cat. Prima di iniziare questo video voglio consigliare a chi non l'ha già fatto di andare a vedere lo scorso episodio, trovate il link in descrizione. Questo è molto importante perché oggi andremo a vedere gli altri finali e ovviamente le parti che abbiamo già visto io le taglierò. Ne abbiamo un bel po', sono ben 7 finali che ci mancano e penso che li riassumerò in un 2-3 video. Ricominciamo. Nuovo gioco. Qui ovviamente c'è sempre il solito inizio. Partiamo che siamo in mezzo al nulla, in mezzo a degli alberi. Tra l'altro non abbiamo ancora capito, nonostante abbiamo completato il true ending, che tipo di posto sia questo. Chi lo sa, magari guardando gli altri finali potremo capire qualcosa in più. Un ripasso dei comandi è sempre utile, però noi possiamo fare delle scelte anche nel tutorial. A quanto pare dovrebbe influire in qualche modo. Io per esempio posso scegliere di non raccogliere il fiore. Se io però non raccolgo il fiore, non posso neanche posizionarlo. Tiriamo fuori i fiori dai vasi. Tutti quanti. No, non voglio rimetterlo dentro. In questo modo, invece che fare tutte quante le luci verdi, dovremmo poterle fare tutte rosse, se me lo lascia fare. È cattivo però, perché non ti dà l'opzione. Non ti dà l'opzione al primo tentativo. Bisogna prestare attenzione. No, non voglio mettere niente nei vasi. Via, entriamo. Posso? Posso, la porta si è aperta. Diverso dall'altra volta. Affascinante. È fatto l'opposto di ciò che mi aspettavo. Una bellissima sorpresa. Come lo sai, mi chiedo? Forse tu sei diversa. O forse... hai barato? Come? Com'è che si poteva barare in questo gioco? Oh, strano. Comunque, ti avverto. Non incasinare le cose che non ti appartengono. Non è sicuro per te. Forse già lo sai, ma in questo posto... le cose non sono sempre come sembrano. Sì, l'avevamo capito dal true ending. Le risposte che stai cercando non sono tue da prendere. Non sei pronta per scoprire la verità e la verità non vuole che venga conosciuta da te. Ma non posso impedirti di venire qui. Sappi soltanto che se lo fai... sarai uccisa. Questa volta non ci dice che lo farà lei? Questo è il modo con cui funziona il nostro mondo. Più gentile dell'altra volta. Più gentile. L'ultima volta ci ha trattato malissimo. Beh, qua immagino che il gioco continuerà... circa... come l'avevamo già visto. Quindi possiamo saltare. Adesso, questo dovrebbe essere il momento in cui noi usciamo dalla classe e andiamo a cercare tutti quanti i vari materiali che ci servono per il rituale. D'altra parte, noi abbiamo varie scelte tra i finali che possiamo fare. E il primo finale che possiamo vedere immediatamente è il più semplice di tutti. Ce ne andiamo dalla scuola. Posso? Sì, ci fa troppa paura. Bisogna fare attenzione a certe scelte, perché sono nascoste. Quella notte ero troppo spaventata, immagino. Sono andata a casa senza aver completato il rituale. Sei andata a casa senza aver fatto nulla, neanche provarci. Nonostante questo, pianifico di rifare le cose di nuovo. Purtroppo però, le mie note e la lettera sono scomparse senza traccia. Quindi se non fai il rituale, non puoi riprovarci di nuovo? La lettera d'oro scompare completamente. Ho provato a dire a me stessa che forse il rituale era uno scam, ma comunque... ora come farò a saperlo? Non lo scopriremo, molto semplice. Finale numero 2. Dead End. Beh dai, siamo sopravvissuti. Guardate qui, piccolo easter egg. L'ultima volta, quando abbiamo completato il primo finale, mi ha sbloccato anche questo.
Paper Lily, capitolo 1. E il simbolo del nostro personaggio è anche cambiato. Detto questo, noi dovremmo trovare un modo per attirare l'attenzione di queste ragazze qua sotto che abbiamo avuto l'opportunità di non conoscere, o almeno le abbiamo solo disturbate e poi chi le ha più viste. Ma mi ricordo che eravamo riusciti ad attirare la loro attenzione con questa radio. Insomma, loro si accorgono che noi esistiamo solo quando gli diamo fastidio. Stavamo solo guardando in giro. Adesso possiamo parlarli. Ah, immagino che tu pensi di essere così divertente. Avevamo altri piani per la notte comunque. Dimmi, che cosa stai facendo qui? Visitare la scuola di notte è difficilmente normale. Non importa che cosa tu stia facendo. Potrei farvi la stessa domanda. Oh, sapevi già cosa stavamo facendo. Parola chiave, stavamo. La verità è che stavo facendo la stessa cosa di voi ragazze, ma in un modo un pochettino più spaventoso. Sì, abbiamo visto come è andata a finire, giusto un pochettino. Un gioco? Possiamo unirci? Perché no? Oh, pensavo che voi avevate dei piani per questa notte. No, dai, lascia che si uniscano a noi. Beh, forse un'ora e due le abbiamo. In ogni caso, questo è il rituale di una sola persona, quindi non potete venire con me. Peccato. Immaginavamo. Se vi piace questo tipo di cose d'occulto, perché non siete entrati nel club? Ah, solo i nerd joinano questo club. Ehi, noi l'abbiamo fatto. Beh, non è interamente falso. Non avete portato altri giochi? Neanche un deck di carte? Sì, giocate a Yu-Gi-Oh! È divertente. No, non l'abbiamo fatto. Non abbiamo anticipato che qualcuno rovinasse i nostri giochi. Sì, effettivamente, trovare altre persone a scuola proprio quando ci vai tu. Che sfortuna. Avete ragione. Quindi, come siete entrati? Abbiamo avuto le chiavi da qualcuno? Io ho avuto le chiavi da qualcuno. Scusa. Lei ha avuto le chiavi da qualcuno. Non avreste potuto semplicemente entrare nel club? Perché? È quello che hai fatto tu? No! Che cosa stai cercando prima? Materiale per il rituale. Non avresti dovuto prepararlo prima? Giusto, perché non l'abbiamo fatto prima? Dai, questo è noioso. Fate anche voi i compiti prima di andare a scuola? Beh, sì. Non so neanche che cosa rispondere. Abbiamo un bel personaggio, insomma. Probabilmente noi andremo a casa presto. Posso parlare anche con gli altri? Devo fare qualcos'altro, forse. Ok, allora, dovrei aver completato tutti quanti i preparativi per il rituale. Devo solo restituire la chiave a lei. Dopo che siamo andati al club di teatro. Fatto? Sono sorpresa che l'hai riportata. Forse ti ho giudicato male. Ha un'opinione migliore di noi, o sbaglio? Ehi, avete finito di parlare voi due? Com'è che siete diventati all'improvviso amici? Beh, è una tipa a posto, diciamo. Ma ha rovinato la nostra notte. Ma ti ho portato il quaderno. Mi dispiace molto. Beh, va bene. Sì, dopo tutto non è che l'abbiamo fatta apposta, eh. Neanche noi potevamo saperlo che c'eravate voi a scuola. Immagino che lei volesse dire scuse accettate. Piacere di conoscervi comunque. Io sono Cat. Lo sappiamo. Io sono Julie. Questa è Saki e questa è Kaya. Piacere di conoscerti. Possiamo sederci questa volta. L'altra volta non ci lasciava sedere. Adesso che siamo amici. Che cosa stai facendo? Pensavo che fossi occupata. Sto solo facendo una pausa. Ah, è così.
Sei spaventata? Sei spaventata, non è vero? Sei venuta da noi solo perché ti confortiamo? Va bene, essere spaventati. Non mi pare che te così spaventata. Oh, lo so. Perché non ci mostri questo tuo rituale come scusa? Anch'io sono interessata. Ma le regole dicono... Oh, dai, non penserai davvero che funzionerà? È solo un gioco, l'hai detto anche tu. Sì, è solo un gioco. Come no? Le regole non importano. Immagino di no. Quindi è deciso, verremo con te. Il tuo compito ora sarà di intrattenerci. Fantastico. Guardate. Possiamo muoverci in gruppo. Ovunque andiamo ci seguono. Fantastico. Posso salvare? No, non posso salvare. È stato un incidente. E comunque, che cosa dovrebbe significare? Brutte cose? Ah, non fa niente. Potrei chiedere scusa settimana prossima. Va bene, va bene. Tanto probabilmente era l'unica cosa di valore di questa stanza. Andiamo a completare il rituale allora. Ok, eccoci qua. Ho chiuso tutte quante le finestre e messo a posto i banchi. Le uniche cose che ci mancano sono i capelli. E immagino che non c'è altra scelta. Per forza. Non voglio farlo mai più. Purtroppo abbiamo 7 finali da fare, Cat. Dovrai farlo forse ancora. Sei così coraggiosa, Cat. E ora non ci rimane nient'altro che colorare tutte queste stanze con il gessetto. Brutte notizie. Mi sono spaventato. Stavo dicendo, brutte notizie. È andata via la musica. Vetri che si rompono a caso e tanto altro ancora. Ora, le candele. No, non devo dar fuoco al banco. Prima le candele. Ok, da entrambe le parti. E non ci rimane altro che accenderle. Vediamo se riusciamo ad andare all'altro mondo anche con le altre ragazze. Cioè, nel senso, l'altro mondo letteralmente, non... Possibilmente avremo un finale migliore. Ora, aspettiamo 5 minuti. Facendo nulla? Pace e quiete non sono così male come tu immagini. Colpa vostra che non avete portato le carte? Dandovi questo, bruceremo i capelli e mi aiuterete a spegnere tutte quante le candele, una ad una. Ma i capelli bruciati odorano male. Sì, hai ragione. Ma è l'ultimo step, quindi dovremmo farlo lo stesso. E che cosa succede dopo? Nessuna idea? E allora perché stai facendo questo rituale? Pensavo che lei lo sapeva dell'altro mondo. Probabilmente dovremmo soltanto pulire e andare a casa. Questi rituali sono uno scam, non lo sapete? Quindi stai soltanto facendo un casino così che poi noi ti aiutiamo a pulire? Beh, non siete divertiti? Insomma, d'altra parte che cosa vi aspettate? Penso che sia ora. Finalmente! Ora bruciamo questi. Veloci, spegnete tutte quante le candele ora. Ora chiudete gli occhi e state in silenzio e contate fino a 100, ok? Capito. Bene, iniziamo. Momento della verità. 1, 2, 3, 4, 5. 28, 29, 30. Iniziamo a sentire qualcosa? Shh. Silenzio, non fate rumore. Eh? Eh?
Che cos'è stato questo? Non è troppo veloce? Ah. Mi sa che qualcosa è andato storto. Giusto questa impressione. Ma che cosa? Che cosa sono quelli? Pupazzi? Il corpo dissemblato di Julie. No, non lo meritavano. Lei ha solo la testa. Non può essere reale. Aspetta, qua c'è qualcosa. Ok. Non vogliamo saperlo noi. Possiamo andare a casa? Davvero possiamo? Lo sai, nonostante le regole, ogni tanto capita che qualche stupido pensa di poter portare con sé un intero gruppo. Chi è che parla? Che cos'è questo posto? L'avrei fatto almeno interessante per te. Ma ora dimenticatelo. No, aspetta! Finita male. Dead end, per davvero questa volta, 5. Ahimè, le regole sono importanti, l'abbiamo capito. Non proveremo mai, e dico mai più, a rompere una regola di questo rituale. Speravo che facendo nuovi amici potesse andare un pochettino meglio. A quanto pare no. Proprio non ha importanza se siamo stati buoni. Nessuna pietà per noi. Fantastico. Allora, abbiamo capito che fare amicizia con le altre ragazze non era la soluzione giusta, quindi sto riprovando a rifare tutto quanto da solo. Sarà la volta buona? Teoricamente ci dovrebbe essere altro che dovremmo poter provare a fare. Tutto inizia a diventare brutto da quando noi iniziamo a fare questo rituale, quindi per esempio se io dovessi segnare queste righe per terra, la musica è già andata via e dovrebbero iniziare brutti eventi tipo persone che si muovono, finestre che si rompono. Che cosa succede però se io provo a scappare adesso dalla scuola? Perché una volta iniziato il rituale non si dovrebbe poter interromperlo. Non so se mi spiego bene. Scale. 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 Torniamo indietro. Scale. Mi sa che la lettera diceva il vero. Una volta iniziato il rituale non si può scappare. Che si fa, Cat? Non possiamo continuare così all'infinito. Che cosa sta succedendo? Le scale non hanno senso ora. Avete una scuola molto grande, lasciatelo dire. Questo edificio dovrebbe avere solo 3 piani. Non sembrerebbe. Ho preso queste scale ogni giorno. Forse sono solo molto stanca. Dovrei continuare ad andare giù senza pensarci. Non posso andare da nessuna parte. Sto forse sognando? Penso che mi riposerò un po' qui. Domani mattina qualcun altro verrà a svegliarmi. E spero che sarò a casa, nel mio letto. Molto positiva, Cat. Quando mi sono svegliata di nuovo, ero ancora nello stesso posto. Ho provato ancora a scendere e a salire, ma non faceva nessuna differenza. Quindi ho deciso di fare un esperimento con il gessetto. Logica vorrebbe che questa X non è qua se io vado su o giù di un piano. Proviamo? È ancora lì. Ok, stiamo girando in tondo. Quindi, qual è il piano questa volta? Che si fa? Sono intrappolata. Cat? Non penso che riuscirò a tornare a casa questa notte. Mi dispiace, mamma.
Finale numero 3. Spirale accademico. Cioè, proprio intrappolati nella scuola, nelle scale della scuola per sempre. Mamma mia, l'unica volta che ci siamo salvati è la volta in cui non abbiamo fatto il rituale. Tutti gli altri tentativi che abbiamo fatto sono andati male. Non c'è modo di scappare, non c'è modo di far nulla. L'unica cosa giusta da fare è prendere e andarsene a casa. Comunque, io vi dico che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. La prossima volta proveremo a dare un'occhiata anche agli altri finali. Insomma, ci deve essere un modo per fare il rituale e scappare dalla scuola sani e salvi. Ma per oggi è tutto, io vi saluto, ciao!